Fabio Wolf prima di tutto è una persona ed è un atleta. Quando apro la porta e si presenta davanti a me una persona, non lo considero un paziente. È un individuo che racconta la sua storia e anche la sua sofferenza e la malattia. Io ho bisogno nel mio lavoro di valorizzare le persone, di aumentare la loro capacità, di migliorare la loro qualità di vita. Lui era una persona che aveva un passato da sportivo e io ho cercato di capire se nel suo passato ci fossero degli strumenti utili per migliorare la sua qualità di vita. E in realtà, volendo insegnare a lui, ho imparato da lui, andando a vedere cosa faceva nelle palestre, nella palestra di pugilato, cosa voleva dire pedalare con dei carichi, cosa voleva dire fare lo stretching e l'allenamento. Certamente la riabilitazione non è solo dentro le mura di un ospedale, ma la vera riabilitazione si espande nella vita di tutti i giorni, quando le persone vivono in mezzo agli altri. E queste sono le vere modalità, secondo me, di amplificare e di migliorare la nostra attività e la nostra efficacia.